Raffaella, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, The Palace. È un film firmato da Roman Polanski, tra poco con noi Luca Barbareschi per parlarci di questo film che esce in questi giorni. Vediamo una clip. Me ne occupo immediatamente, no, signore. Sì, ma non è una sedia che si prende e si sposta, è pesante. Mi scusi. Si figuri. Buongiorno, signor Minetti. Buongiorno. Dormito bene? Come un bambino. Vuole che le faccia portare i bastoni nella ski room, signore? Oh, no! I miei Scott Bros! No, thanks. Me li hanno già rubati una volta questi gioielli. Non qui, signor Minetti. Noi ci prendiamo cura dei suoi gioielli. Sa quanto ci vuole per farli venire dall'Idaho? Preferisco tenerli sotto il materasso. Hai visto che è passato? Bongo! Bongo. Bongo è una famosa star. Davvero? Che film ha fatto? Oh, ha fatto centinaia di film. Bentornato Luca Barbareschi, produttore e protagonista di questo film che esce oggi. Come lo possiamo definire? Io ho letto qualcuno dice è un cinepanettone d'autore. In realtà... Chi ha scritto questa cosa è un imbecille. Ecco, ti ho chiesto apposta. No, è un imbecille. Ma è un imbecille perché? Primo perché Roman Polanski è un genio, ha regalato al cinema 70 anni di meraviglia, un uomo di 90 anni, non ha mai sbagliato un film, infatti oggi sono uscite delle critiche bellissime, ma c'è un protagonismo della critica dove ormai quando si guarda un quadro il protagonista è chi guarda il quadro e non il pittore. Siccome questo scacco semantico ha distrutto l'intelligenza delle persone, con Polanski sono al quinto film insieme, il pianista abbiamo vinto gli Oscar. E allora raccontami di questo film, uno sberleffo del 1999, pensa che quando lui l'ha scritto con Skolimowski, altro premio Oscar, non sapevano sarebbe scoppiata la guerra in Ucraina. Invece il film inizia con Putin che nel 99 dichiara che sarà il futuro sarà di pace, senza pandemie saranno tutti felici. In un mondo di mostri assoluti, ricchi, gente che non sa più neanche dove col cervello, è una commedia humana balzacchiana. Ovviamente è uno specchio. Chi si guarda allo specchio e si vede uguale non capisce di cosa parli il film, perché è uguale a se stesso. Chi invece ha ancora uno spirito critico riderà molto, perché è un film apocalittico, è quello che pensa Polanski della stampa, della comunicazione oggi e del costume e della politica. È un film molto forte. È un personaggio super egocentrico, dall'ego, diciamo così, no? Quello che interpreta. No, io faccio Bongo, una pornostar a riposo. Ah. Il protagonista, chi è che c'è? Il protagonista sono tanti, molto corale il film. Sono io, c'è Mickey Rourke, c'è Fanny Ardant, c'è Oliver Masucci che ha vinto l'Orso Berlino, c'è Cerlino. Un cast incredibile. Straordinario. Sono 20 attori, Joaquin Dalmeida dal Portogallo, è un mega cast. Io sono molto orgoglioso di questo film e credo che il pubblico lo apprezzerà, perché è una satira intelligente e molto elegante. Roman ha fatto un film con degli italiani, perché abbiamo il costumista che è un italiano, lo scenografo Zera che ha vinto quest'anno a Venezia il premio che è un italiano, e io sono un fautore del Made in Italy contro tutte le multinazionali che hanno comprato gli italiani. Invece l'ISO Entertainment è indipendente, italiana, e produce questo, Mamet, che uscirà fra 6 mesi, Fiction, in tutto il mondo, con un Made in Italy straordinario. E quindi grazie, andremo a vedere questo film, ci è venuta voglia di vederlo.